Ciao a tutti, io sono Vicky Aquilino, ben trovate sul mio canale con il blog numero 5. Oggi vi voglio parlare di qualche lavoretto che ho terminato e dei due call che sono stati organizzati sul nostro gruppo Le Tester, gruppo che troverete su Facebook. Vi mostro per primo il calzino Less is More di Giuseppina Flamini, è un pattern gratuito che trovate su Ravelry. La sua esecuzione è abbastanza semplice perché comunque è molto ben spiegato. Questo è un call organizzato appunto nel nostro gruppo Le Tester e che è terminato il 15 luglio. Lo abbiamo iniziato il 15 maggio e appunto lo abbiamo terminato il 15 luglio. Io l'ho realizzato con il filato Unicorn Solid della Hobby. Questo è il colore burgundi, è un filato 75% lana merino e 25% poliammide, per cui la composizione ideale per realizzare dei calzini. L'ho lavorato con i ferri del 2,5, ho montato qualche maglia in meno di quella prevista da pattern, perché comunque anche sul piede 39 però è abbastanza sottile, per cui ho dovuto ridurre di qualche maglia il totale, e in tutto infatti ne ho montate 52. Una volta alla settimana ci si incontrava per lavorare insieme al calzino, ma non solo, chiaramente. Giusy Flamini è stata graziosissima, non solo ha aderito al call ma ci ha fatto anche da madrina. La sua presenza è sempre stata molto gradita, ci siamo divertite insieme e spero che comunque in qualche modo resterà nel nostro gruppo proprio per continuare a divertirci, anche se magari gli argomenti saranno diversi. Nel rispetto del nostro mood chiaramente non possono mancare le clip delle nostre bravissime partecipanti e noi ci vedremo dopo. Salve a tutti, io sono Giuseppina Flamini e sono la designer delle Less is More, le calze che sono state scelte dalle tester come argomento per questo call. E Less is More è un tributo all'architetto Mies van der Rohe. Less is More era appunto il suo motto ed è un elogio della semplicità e della bellezza dei piccoli dettagli. Quindi semplice non vuol dire banale, ma anche nella realizzazione di modelli semplici possiamo comunque apprezzare quei dettagli che fanno la differenza. In questo caso queste calze, come voi saprete, sono delle calze molto, molto semplici, vengono lavorate toe-up, quindi dalla punta verso il bordo, sono caratterizzate da un tallone realizzato a ferri accorciati La particolarità di questo modello è nella punta, che come potete vedere è praticamente una punta che parte con un pannello a maglia rasata diritta, e questo pannello praticamente si distribuisce lungo tutta la lunghezza della calza, mentre ai lati viene praticamente realizzato questo motivo, che è un motivo a maglie passate, ed ha questo gioco di texture che appunto caratterizza tutte le fasce laterali delle calze. Io ringrazio ancora tantissimo Vicky, Nadia e Antonia, e alla prossima, è stato un piacere, ciao ragazze. Oggi una bella passeggiata al lago di Vagli e io mi sono portata dietro il calzino, il pattern di Giuseppina Flamini, perlomeno l'inizio del calzino. Ciao Ciao Vicky, ciao Antonia, ciao Giusy,
Questa è la mia clip dedicata al calzino Less is More. Questo è il calzino di Giusy Flamini. Noi l'abbiamo lavorato all'interno di un bellissimo CAL capitanato dalla nostra Giuseppina Flamini, che ho trovato di una disponibilità estrema. Questo è il mio calzino. Io al 1° di luglio non indosserò il calzino per farvelo vedere, ma mi sono divertita un sacco a farlo. L'ho realizzato con la Schockmeyer Regia 6 play, penso che, non so, sia il calibro per contraddistinguere la grossezza di questo filato, che è questo. Dove siamo? Di qua, di là, eccoci qua, questo, in questa colorazione naturale. Io ho fatto un po' la birbona perché l'ho lavorato non completamente con questo punto tessuto, che è stupendo, nulla da dire alla Giusy, perché pensavo che fosse un po' sprecato, dal momento che questa parte qui si deve trovare dentro la scarpina, e quindi ho preferito personalizzarlo così. Questo è il mio calzino, verrà indossato con il mio bellissimo stivaletto Dr. Martens, nuovo di pacca, ma a non prima di ottobre, penso. Ok. Grazie a tutto il gruppo. Io sono stata felice di aver organizzato insieme alle mie socie all'interno del gruppo Facebook Le Tester. Sono strafelice che Giuseppina abbia raccolto il mio invito, il nostro invito, mio, di Vicky e di Antonia, e di aver partecipato con noi mettendosi piacevolmente a disposizione, illustrando il suo capolavoro e consentendoci così di realizzare un suo progetto. Grazie! Ciao, breve clip, poco professionale, ma l'importante è presentare il progetto. È la prima volta che provo a realizzare dei calzini. Il filato è il raggio di Lollocrea, 70% lana e 30% acrilico. Devo ringraziare Giuseppina Flamini perché il suo pattern ha delle indicazioni molto dettagliate che mi hanno permesso di non incontrare problemi nell'esecuzione del lavoro finora svolto. Grazie. Ciao a tutte, io sono Gloria e queste sono le mie calzine Less is More di Giuseppina Flamini, che ho realizzato in un CAL nel gruppo Le Tester di Facebook. Mi sono divertita tanto a realizzarle, mi è piaciuta tantissimo la punta, così, e anche il punto che è qua, il punto. L'ho realizzato appena sul piede, perché sulla parte della gamba l'ho fatto maglia rasata, anche perché usando il filato blu e lavorando questo punto ho fatto un po' fatica, perché essendo il filato blu facevo proprio, avevo difficoltà a vedere l'alternanza del punto. E quindi niente, queste sono le mie calzine e sicuramente ne realizzerò delle altre. Ok, allora alle prossime calzine. Ciao!
Ciao a tutti, io sono Antonia e questo è il mio calzino Le Six More di Giulia Flamini. Come sapete, il nostro gruppo delle tessere, il nostro mood è quello di fare una piccola clip quando terminiamo un call, per cui questa è la mia. Allora, il filato che ho utilizzato è un filato da calzini 75% lana, 25% poliammide. Non ricordo la marca, però vabbè, quando l'ho acquistato un po' di tempo fa mi era piaciuto questo connubio di due colori, con, diciamo, c'è questa interruzione color panna che, come vedete, a me piace abbastanza. Oggi è il 15 di luglio, ve lo mostro proprio ancora da lavare, da bloccare, perché mi sembrava anche carino, così un po' diverso dal solito, insomma, far vedere qualcosa di super bello, super terminato. Invece questo, insomma, ancora i filini, i marcatori, i punti di repere da togliere, però insomma è un... Allora, questo è il calzino Le Six More di Giulia Flamini, di Giusy Flamini, che è ovviamente stata la nostra madrina, noi la ringraziamo tantissimo. Io l'ho lavorato con i ferri del 2,5, sono dei ferri di Katia, cioè che Katia ha fatto per la Knit Pro. Come vedete, sono dei ferri fissi del 2,5 e sono stati creati apposta per le calze, per poterle lavorare con il Magic Loop. L'ho terminato corto perché questi sono dei calzini che andranno a mia figlia e lei li voleva corti perché li terrà in casa, e niente, la cosa è molto carino questo calzino perché ha appunto una banda che si ripete sia da questa parte che da quest'altra parte, con un punto tessuto molto, molto semplice da realizzare, ma che fa un bel effetto. E in particolar modo mi è piaciuto tanto il tallone, è facile da realizzare, facile anche da memorizzare. Ho trovato il pattern molto piacevole e il calzino, mi sembra carino. Sembrano diversi, ma in realtà sono uguali. E che dire d'altro, sono rimasta molto contenta e niente, alla prossima. Ciao! Ciao a tutti, sono Rossella e ho partecipato al call dei calzini con Giuseppina Flamini, l'autrice, e devo dire che mi sono venuti proprio bene. Li ho realizzati e sono molto contenta. Sono i miei primi calzini e penso che ne farò ancora. E volevo anche ringraziare il gruppo Le Tester, che sono bravissime knitter, e mi trovo molto bene, faccio i miei complimenti a tutte loro e grazie di avermi fatto partecipare a questo call. E vorrei ancora fare altre cose con loro, cosa che farò, e aspetto il prossimo call, che sicuramente sarà un bellissimo lavoro. E grazie veramente di cuore a tutte. Calzino. Vi saluto e un abbraccio a tutte. Grazie. Un bacio. Ciao a tutti, sono Giovanna e con i miei calzini realizzati con il filato Reghia. Ringrazio le organizzatrici del CAL, Vicky, Antonia e Nadia, la designer Giuseppina Flamini, che ha realizzato il progetto Le Six More, e tutte le compagne di viaggio per questa bella esperienza. Buone vacanze! Questo è il mio calzino Less is More, fatto con il gruppo Le Tester. Bene, ho scelto una lana che avevo da un po' di tempo, e quelle lane tipiche sì, un po' ruvide al tatto,
spero che i piedi fanno tanto tanto comfort perché tengono tanto caldo in inverno. Questo calzino è... bene, l'ho fatto con il primo calzino che faccio io con il gruppo Le Tester e mi è piaciuto molto farlo. E qua ha delle caratteristiche che invece di essere gli aumenti da una parte o dell'altra sono fatti in centro, cresce proprio di qua. Dopo si continua con una a maglia rasata per tutto il calzino qua e si ripropone questa nell'elastico. Il resto invece è il punto elastico, è il punto sì elastico 2 a 2. E in centro, come vi dicevo, a maglia rasata, e qua nei laterali si lavora un punto passato che forma il punto è una testura che si forma passando un punto senza lavorarlo con il filo davanti. Bene, ho calcolato abbastanza, molto molto bene, non so se molto molto bene, però sì, abbastanza bene le misure, perché di solito li faccio un po' generosi, invece queste ho migliorato tanto in quello, come misura per me, no? E mi è piaciuto tanto farlo. Ringrazio a Nadia, a Vicky, a tutte le amiche delle Tester, del gruppo Facebook, e niente, per futuri incontri ancora a lavorare insieme. Ciao ciao! Io sono Iride e mi conoscete su Instagram come Prof. Amalia, su Facebook come Lucille Van Pelt, e questi sono i miei 1 e 2 calzini Less is More. Insomma, sono stati abbastanza un parto perché quando li ho iniziati non ero molto concentrata, non potevo dedicare tanto tempo alla maglia, e il primo insomma si vede che ha sofferto. In realtà poi dopo il bloccaggio, e questo è il primo che ho fatto, si vede perché qua leggermente si apre un attimo e si allarga. Diciamo che è stato tutto per tentativi, prima i ferri, non sapevo bene quale usare, quale tipo usare, quale calibro usare, alla fine poi ho optato da questo punto in avanti per dei ferri, per il gioco di ferri, 2,5. La lana che ho usato è questa, lana grossa, questo colore fluo piuttosto neonico, giallo, e 80% lana e 20 polinamide. Non mi è piaciuto, di lana grossa, devo dire che non mi è piaciuto in maniera particolare utilizzarlo, perché era molto, si sentiva tanto l'acrilico in effetti o la poliamide, insomma la parte artificiale si sentiva tanto, però diciamo che la mandorla sono venute abbastanza morbide. Queste calzine andranno a mia mamma, perché alla fine pur avendo montato un numero inferiore rispetto a quello che era il modello della Giuseppina, è venuto piuttosto grande, e quindi per mia mamma che ha un 38 sono l'ideale, e mi sono divertita sì a farli, tanti errori, tanti soprattutto la parte lavorata, diciamo che qualche errore si vede, però sono molto divertenti e ne farò ancora qualcuno, magari però a settembre, quando comincerà a rinfrescare. Ciao a tutti, buonasera. Ciao a tutti, io sono Clara e questi sono i miei calzini Less is More di Giuseppina Flamini, fatti in occasione del calo organizzato dal gruppo delle Tester.
Io ho utilizzato il filato Tweed 4ply della Regia, colorazione jeans, e i ferri 2.5 della IAIA. Così vi faccio vedere il dettaglio del motivo e come sia venuto bene con questo tipo di filato. Anche la punta l'ho trovata decisamente molto interessante, non l'avevo mai fatta, e anche il tallone fatto con i German Short Rose mi è piaciuto davvero molto, mi sono molto divertita nel gruppo e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao, sono Elisabetta e mi piace lavorare a maglia. Faccio parte del gruppo Le Tester da qualche mese. È un gruppo che ho conosciuto così per caso e devo dire che mi sono trovata subito molto bene. È un gruppo molto accogliente, composto da persone veramente gentili, sempre molto disponibili, anche ad aiutare chi come me non è espertissima. E ci si riunisce qualche sera a settimana e così per confrontarci sui lavori che si stanno facendo, comunque per parlare di filati, di maglia e anche per fare quattro chiacchiere, diciamo, in allegria. È un modo molto bello per passare il tempo e per lavorare appunto in compagnia. E con il gruppo Le Tester ho partecipato al il calzino di Giuseppina Flamini. Per me era la prima volta che facevo un calzino, ma devo dire che seguendo il partner di Giuseppina Flamini mi sono trovata subito molto bene. Seguendo, diciamo, passo per passo ciò che c'era scritto, sono riuscita a lavorare e ad avere, ad essere contenta di quello che ho fatto. Vi faccio vedere i calzini, sono questi i miei calzini, che hanno qui un motivo che segue tutto il calzino, mentre davanti e dietro è a maglia rasata. Mi sono divertita molto a farli, devo essere sincera, è stato molto molto divertente. Anche perché durante la lavorazione di questi calzini ho per la prima volta utilizzato la tecnica del magic loop, cosa che io appunto non avevo mai fatto, e devo dire che sono soddisfatta, ecco, mi piacciono, sono morbidi, caldi e penso che quest'inverno li userò tantissimo. Ecco, questo è quello che vi volevo raccontare, vi saluto, ciao. Marta e oggi voglio parlarvi del calde calzino proposto dalle teste su Facebook. Il pattern è un pattern gratuito di Giuseppina Flamini, questo Let's More. Pattern scritto molto bene, non ho avuto nessun problema nell'esecuzione. Filato usato, un filato per calzini 75% lana e 25% di poliammide. Questi sono i miei calzini finiti, lavorati con i ferri circolari nel magic loop. Senz'altro ne farò altri perché mi sono divertita. E che dire, al prossimo cal, ciao! Adesso passo ad un altro progetto, anche questo è un cal che però ancora in corso sul nostro gruppo, terminerà i primi di settembre, per cui per chi volesse è ancora in tempo ad iscriversi nel gruppo e anche a partecipare a questo cal. È questo scialle, lui si chiama Sonnenblick, è stato disegnato da me, io l'ho realizzato con il filato luce, il filato cotton di Loloprea. È giusto dire che comunque quando l'ho realizzato io il filato luce era un po' più sottile, per cui l'ho lavorato insieme al cotton. Adesso lo hanno prodotto un po' più spesso, per cui andrebbe anche benissimo lavorato singolarmente. Questo è un pattern adatto anche a principianti,
ha soltanto maglie dritte e maglie allungate. È uno scialle a semicerchio, raggiunge dopo il bloccaggio circa 195 cm per 95. Per cui per chi volesse può ancora aderire, può ancora partecipare al CAL. Tra le altre cose, per chi fosse interessato ad aderire al CAL, mi contatti privatamente perché c'è la possibilità poi di usufruire di un piccolo sconto per l'acquisto del pattern. Vi faccio vedere adesso il primo progetto che ho sotto test. Lui è il Bunch of Cherries. È una lavorazione in bottom up. Ha questa particolarità di queste noccioline qui che rappresentano comunque un grappolo di ciliegie, infatti il Bunch of Cherries significa proprio questo, cioè grappolo di ciliegie. Io l'ho lavorato con il gelso 100% seta mulberry di Lollocrea e i ferri 3,5. Come vi dicevo, questo è un progetto ancora sotto test, però verrà pubblicato su Ravelry verso agosto. Vi faccio vedere altri due progetti che lancerò poi su Ravelry nelle prossime settimane. Lui è in selva. È stato lavorato con il tulle 100% viscosa, sempre di Lollocrea. Ha una costruzione in top down, è un raglan, il raglan però è al giorno, per cui ci sono dei gettati. Alla fine dello sprone si crea questa treccia lettone e poi successivamente si lavora a pannelli, in quanto viene utilizzata la tecnica ad intarsio, visto e considerato che questi pannelli sono di due colori e sul dietro del lavoro sono esattamente in maniera opposta posizionati. Inserirò nel pattern del selva anche questa versione. Questo è un crop top, chiaramente ho utilizzato le stesse tecniche, il raglan con i gettati, la treccia lettone, e ho utilizzato sempre i due colori che ho usato nella maglia principale. Il tulle è un filato un po' difficile da lavorarsi perché non è ben ritorto e ha più capi, non è ben ritorto, per cui c'è il rischio che si possa aprire un pochettino durante la lavorazione, però vi posso garantire, e ve lo faccio anche vedere come fa sempre Lollocrea, lo muove dopo il lavaggio, è di una morbidezza e di una leggerezza unica, veramente molto molto bello. Io sono rimasta proprio entusiasta di questo cambiamento che ha fatto questo filato. Come vi dicevo, morbido, leggero, eccezionale. Questo Frühling è una maglia lavorata in top down con avvio tubolare, sprone tondo. Successivamente è stato creato il collo anatomico con l'alzata giapponese. Dopo la suddivisione dalle maniche dal corpo maglia c'è una lavorazione sempre in tondo ma soltanto a maglia rasata. Termina con un bordino a coste e sempre con quattro ferri di maglia tubolare e la successiva chiusura a maglia tubolare con lago. Lui è stato realizzato con lo spring. Spring appunto in inglese significa primavera, per cui ho tradotto questo termine in tedesco chiamandolo appunto Frühling. Come vi dicevo, non ho ancora lanciato il test di entrambe le maglie, lo farò nelle prossime settimane, per cui se eventualmente foste interessate a partecipare come tester, a candidarvi come tester, continuate a seguirmi sui social. In questo modo, appena pubblicherò, aprirò la candidatura ai due test, mi potete scrivere e dopodiché chiaramente ci si organizza eventualmente per questa collaborazione. Anticipo che ad agosto sospenderò le pubblicazioni dei miei video.
Settimana prossima ci sarà ancora un altro mio video tecnico, dopodiché ci ritroviamo appunto il 29 agosto. Sempre qui se vi fa piacere, grazie per esserci, alla prossima. Ciao!